cosa per un mezzo computer e mezzo scritto a mano. Se il tecnico comincia ad attivarsi, la presenza, l'abbiamo fatto tutti, allora procediamo con il voto. La votazione è aperta, la votazione è chiusa, il risultato è a favore, 18 contrari, un astenuto e quindi non è approvato. Passiamo adesso all'emendamento di Chiesa, Riva e Tosi. Mentre il tecnico ci può dare l'ok, siamo in votazione continua, quindi non sente più la presenza, la votazione è aperta, la votazione è chiusa, il risultato dice 21 a favore, 2 non votanti, è approvato. Un attimo, dopo la registrazione passeremo all'emendamento di Cornacchia al punto 6 della delibera. Eccoci dall'ok, possiamo votare, la votazione aperta. La votazione è chiusa, il risultato mi dà 20 a favore, 3 non hanno votato, viene approvato. Quando potremo votare saremo al voto dell'emendamento di Busto di Quartieri, Busto Civitas, chiaramente scritto a mano, la votazione è aperta, la votazione è chiusa, il risultato mi dà 2 a favore, 20 contrari, ma astenuto, non è approvato. Passeremo adesso all'emendamento di Marta Tosi, la votazione. La votazione è aperta, la votazione è chiusa, il risultato è 4 a favore, 19 contrari, non è approvato. Passiamo all'ultimo degli emendamenti, che è l'emendamento verbale del collega Grandi. Allora, appena potremo, la votazione è aperta, la votazione è chiusa, il risultato con 7 favore e 16 contrari non è approvato. Passiamo adesso alla votazione del testo così come emendato, appena tecnicamente potremo. Quindi votazione finale del testo, votazione aperta, la votazione è chiusa, con 15 a favore, 2 contrari, 6 astenuti, è approvata.